Volta a Napoli. È pronto Marco Piccalluga. È la storia della signora Luisa, 63 anni. Lei viveva in quella casa da 26 anni. Fa un viaggio, va in Spagna a trovare i suoi figli. Quando torna non può più rientrare, la sua casa è occupata da una coppia con dei bambini. Guardate. Sono passati 2 anni, io mi sono rivolta dappertutto. Sono stata dalle assistenti sociali, in chiesa, per trovare un alloggio dove poter dormire. 2 anni fuori da casa sua, questo palazzo di Ponticelli, case popolari assegnate dal comune, occupata un giorno di settembre del 2019, quando Luisa parte per 6 mesi per andare a trovare i figli in Spagna. Quando torna, trova la serratura cambiata e dentro casa altre persone, una coppia di 20enni con 2 figli. Queste sono le chiavi di casa mia. Da quel giorno comincia il calvario della signora. 2 denunce subito, una terza nel 2020. Per gli occupanti arriva solo una pena pecuniaria, ma nessuno sgombero. Lei prova a mediare, cerca di contattare la coppia. Cosa le hanno detto? Che non mi facevano entrare più in casa mia e di andarmene. Sono stata fuori quella porta 3 ore a piangere. E addirittura hanno assunto una domestica a nome mio. Mi sono arrivate i contributi dall'INPS da pagare. Alla signora Luisa, dopo 20 anni passati in questa casa, non rimane che tornare dai figli in Spagna per avere un tetto. Noi abbiamo chiesto il sequestro dell'immobile perché il reato è tuttora persistente. Secondo lei perché ancora non è successo dopo così tanto tempo? È perché queste sono vicende che, diciamo, vicende di serie B. Non vengono adottati i provvedimenti, è quasi come se ci si fosse assuefatti a questa situazione. Lei che cosa chiede al Comune di Napoli? Al Comune di Napoli di prendere provvedimenti immediatamente, che mi diano una casa, perché ne ho bisogno, non ho più niente, signor Piccalluga. E allora avete sentito, la signora Luisa da più di 2 anni non può rientrare in casa sua, lì dove abitava, ha abitato lì per 26 anni, lei fa un viaggio in Spagna e quando torna, niente, ci sono altri in casa. Marco Piccalluga, vengo da te, un'ennesima storia che stiamo purtroppo illuminando in tutta questa vicenda delle case occupate, raccontami. Una storia che dura però da molto più tempo rispetto a quella del signor Ennio. Qui stiamo parlando di 2019, settembre 2019, quando la signora appunto torna da un viaggio, è stata 6 mesi in Spagna a trovare i suoi 2 figli che abitano lì a Barcellona, torna, trova la serratura cambiata, non riesce più a entrare in casa. In questo momento comincia l'incubo per la signora Luisa, che deve fare una denuncia, la fa al comune, non succede nulla, ne fa una seconda ai carabinieri, non succede nulla, viene, ce l'ha raccontato l'avvocato, emanata una pena pecuniaria. Nel frattempo, Alberto, devo dirti che oggi per tutta la giornata è siamo molto stati difficile, un po' anche, certo, messi in guardia dallo stare qui, ci sono delle persone che ci stanno dando fastidio. Allora dobbiamo dire, ti lascio immaginare che in questa, certo, zona non si parla solamente di case occupate. Esatto. Ecco, stavo raccontando, allora la signora sporge questa denuncia e non succede nulla. A quel punto si rivolge un avvocato. Marco, aspetta, voglio spiegare a chi ci sta seguendo. Il nostro inviato è in una zona, in un quartiere complicato. Abbiamo già negli altri giorni dovuto raccontare quello che è accaduto a Roma, Elena Petacalvina. Da questa mattina lui è stato seguito, eccetera, perché evidentemente la nostra presenza lì un po' dà fastidio. Ma noi vogliamo solo raccontare la vicenda di una donna che non può più entrare in casa sua. Tra poco sentiremo gli occupanti. Adesso però Luisa, Marco, dobbiamo dire, non può più tornare, vive ancora dai figli in Spagna, tant'è che tu l'hai raggiunta telefonicamente. Luisa vive ancora a casa dei figli in Spagna perché qui non ha nulla, non ha un appartamento e quando prova a chiederlo non viene neppure ricevuta dal Comune di Napoli, e questo è il problema principale. Quindi al momento si trova all'estero senza nessuna possibilità di trovare un alloggio qui da nessuna parte. Daniele Piervincenzi, Nunzia De Girolamo, ancora con me per documentare questo. Daniele, a parte la difficoltà di Marco, che tu conosci bene, quando si va in delle zone complesse. Ma hai sentito che gli suonavano il clacson? Esatto. Perché la metà di quel quartiere ci sono ancora degli occupanti e gli occupanti non vogliono che si faccia luce sulle case che devono essere restituite. La signora di cui parlava Marco ha vissuto, ha cresciuto 2 figli in quella casa, 20 anni di vita. Dall'oggi al domani si è dovuta trasferire da un figlio in Spagna e difficilmente potrà rientrare, anche perché è una signora che ha problemi di salute, da quanto abbiamo letto. Quindi è una casa abbandonata, c'è un'altra famiglia, ci sono dei bambini dentro, quindi lo sgombero è molto più difficile. Dal 2019 io non vedo una fine possibile a breve di questa storia.
Nuzia, noi naturalmente ci facciamo carico, l'hai detto anche tu, centinaia di messaggi e richieste sui nostri canali per dire datemi una mano, così come è stato per Luisa. Ecco, che cosa possiamo fare? Ma in verità, come dicevi, è molto complicata questa storia, perché parliamo di quartieri diversi e di realtà sociali molto diverse dalla storia di Ennio, dove lo Stato non arriva. Questa è la verità, perché lì lo Stato non può, deve chiedere permesso per entrare, perché sono zone di criminalità, sono zone di grande criminalità, quindi in questo caso sono ancora più impuniti delle tante delinquenti che girano a Milano, a Roma, in altri quartieri anche di questa città. Lì è il comune che dovrà agire. Adesso in questo caso cerchiamo. Il proprietario, che quindi può permettersi di adire l'autorità giudiziaria, ma nel caso di specie non c'è neanche bisogno, sarà il comune a dover fare lo sgombero e consentire ad una donna di vivere in casa sua, non in un altro paese. Esatto. Perché allora diventa una guerra fra poveri. I casi sono migliaia, non centinaia. Migliaia di casi a Napoli, altre migliaia a Roma e così in altre città del paese. Allora, intanto però vi devo dire che il nostro Marco Piccaluga è riuscito a parlare con le persone che stanno occupando l'alloggio di Luisa. Loro naturalmente raccontano un'altra realtà, ci dicono che sono una famiglia, non sanno dove andare. Noi naturalmente siamo vicini a chi non ha una casa, a chi è in difficoltà, però la legalità deve essere sempre osservata. Sentite. Quindi lei ha occupato la casa? Sì. Ma era in condizioni pessime, non era come ha raccontato la signora Luisa. La casa faceva pena. Quando io sono entrata ho anche le foto di com'era la casa e ho il tutto palazzo testimone che la casa è abbandonata da 2-3 anni. Tutti gli oggetti personali della signora? C'erano. Io ci ho conservato tutto, l'ho chiamata, l'ho richiamata e lei non è venuta. Io ho buttato tutto, i documenti no, le cose necessarie non le ho buttate. E quando se la vuole venire a prendere i documenti ci stanno. La signora dice, io però sto continuando a pagare i bollettini al comune, sto pagando anche le bollette. Quanti bollettini sta pagando? Bollettini per la casa al comune? No, non è vero, perché stanno arrivando in faccia a me, li sto pagando io. Con i documenti miei che stavano in casa hanno fatto uno scambio di persona, per cui adesso... Questo complotto, è tutto un complotto che sta facendo lei, perché io la domestica non ce l'ho. Per quale motivo secondo voi? Non lo so, perché forse vuole vincere lei, vuole un'altra volta la casa. Facciamo convivenza. Voi siete venuti a sapere che questa casa era libera? Stavamo cercando... tramite amici, parenti, e hanno detto che c'era una casa libera abbandonata da due anni. Se la casa è mia, no? E io pago per quella casa, i bollettini, anche se me ne vado per 2 anni rimane sempre mia. La signora dice perché me la devono occupare? Sì, ho capito, però i bollettini stanno arrivando in faccia a Costa Iola Francesca, no? Lui sa desiderio. Le case popolari sono per le persone che gli servono la casa. Beh, si rimane abbastanza interdetti, devo dire, perché per quanto noi possiamo essere vicini a questa famiglia con dei figli che non sa dove andare, quella non è casa loro e quindi loro non possono occuparla così, meno che mai disfarsi evidentemente dei beni della povera signora Luisa che da 2 anni non rientra in quella casa. Marco Piccaluga, si sono autodenunciati, questa è una pratica, diciamo, diffusa. Spiegami perché. Allora, è successo questo perché chi occupa una casa deve autodenunciarsi al comune raccontando, dicendo di aver occupato quella casa. Ora, il sistema è molto più lento però, quello di assegnazione da parte del comune di una casa popolare rispetto a quello che poi succede nella realtà, cioè le persone trovano un appartamento libero e decidono di occuparlo perché sanno che se non lo fanno loro lo farà qualcun altro. Dunque questo sistema di assegnazione è una macchina burocratica lentissima che passa anche per questo gesto formale, quello di autodenunciarsi. Questa coppia effettivamente l'ha fatto, ce l'ha raccontato, però poi sono entrati nell'appartamento non appena hanno esatto. potuto. Daniele Piervincenzi, ci si autodenuncia, ha occupato una casa e da quel momento, come vediamo, sono passati 2 anni e nulla è accaduto. È vero anche che, come ci racconta Marco Piccaluga, questa è la spia di un problema più grande. Il paese si sta impoverendo, il tessuto socio-economico, soprattutto nella parte più bassa del paese, dal sud del paese, ci sono delle gravi disparità e quindi, siccome le graduatorie delle case popolari sono bloccate anche da 10 anni, chi è in una condizione di indigenza spesso se la va a prendere la casa, spesso si rivolge ad alcuni clan per comprarsi la casa, l'occupazione della casa, oppure sguinzagliano parenti e amici per cercare una casa già assegnata ma sfitta, dove l'inquilino non c'è.
anche solo per pochi giorni. Questo... Devo vedere cosa sta accadendo a Marco, sì, Alberto, Piccaluga, perché sono... aspettate un attimo, sono un po' in pensiero perché lui è ancora lì. Allora Marco, tutto a posto, perché abbiamo detto che c'era qualche difficoltà, rassicurami, teniamo accesa la telecamera fino a quando non ti senti più al sicuro, ecco, perché ho visto che c'era qualche strano allora, movimento. Guarda, la situazione è abbastanza... No, la situazione è sicura, devo dirti però che ci hanno raggiunto, lo possiamo dire, ci hanno raggiunto dei parenti dei due ragazzi che stanno occupando la casa e ci hanno fatto vedere sul telefonino un video che sostengono di aver mandato anche alla nostra redazione, adesso cercheremo di acquisirlo in modo poi magari da farlo vedere con più calma, che documenta lo stato dell'appartamento come è stato trovato nel momento in cui i due ragazzi sono entrati in questa casa. Marco, ed è un video che vogliono parlare in diretta. Noi siamo pronti ad accogliere la loro evidentemente versione. Assolutamente. Vuole venire, signora? Sì, 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 le stiamo mettendo un auricolare apposta. Bene. Allora Marco. Allora, venga. Allora, la signora è la madre, buonasera, del ragazzo, signora. Antonio. Buonasera. Anthony. Buonasera. Ecco, mi dica. Lei ha un video da farci vedere, è vero? Io ho un video perché la signora ha detto che la casa era lasciata da 6 mesi, va bene. Comunque voglio far vedere questo video così vediamo se era l'abitazione è di 6 mesi oppure... Lo giri verso la camera? Non si vede, no, chiaramente non so se riuscite tutto... a vederlo. Forse vediamo, sì. Allora, ecco, se è una casa di 6 mesi, non so... Allora signora, noi stiamo vedendo... Mi dispiace per la signora, poi la... Certo. Allora sì, io le voglio dire una cosa, non possiamo sapere chiaramente... Allora fa, non so, fa fede, non so la qualità, ecco. La qualità, ecco, chiaramente. No, noi stiamo vedendo chiaramente una casa dove ci sono gli scatoloni, vi racconto quello che stiamo vedendo, insomma ci sono gli oggetti per pulire la casa, eccetera. Allora signora, io prendo per buono quello che lei mi dice. Una casa sfrattata. Certo, una casa di qualcuno che evidentemente... No, è così. Ecco, di qualcuno che forse era partito, no, aveva la lasciato... la casa di mio figlio, ecco. Attualmente. Ecco, però... Le intanto voglio dire una cosa. Anche, è arrivato anche Anthony. Ecco, Marco, fammi dire una cosa alla signora, se mi sente. Qualsiasi fosse lo stato della casa della signora Luisa, quella casa comunque era stata assegnata a lei. Quindi voglio dire, il tema ci ha vissuto per 26 anni, quindi è chiaro che noi stiamo dicendo che la casa è stata occupata, poi le modalità, come è stata trovata. Il dato è che suo figlio ha occupato una casa che era destinata a un'altra persona, giusto? Sì, sì, giusto così. Però era una casa che la signora Luisa stava contrattando con un'altra ragazza dell'abitazione di venderla per 3.000 euro. Case comunali non si vendono. Ma signora, infatti il punto non è ha detto la verità, può dire tutta la verità. Ecco, magari, ecco, noi adesso chiederemo tutto questo naturalmente alla signora Luisa che ci ha raccontato qualcosa. Sarebbe una cosa molto grave se fosse confermata, naturalmente. La signora Luisa. Naturalmente. La signora Luisa non c'è, la sentiremo a breve perché come sa vive in Spagna. Però mi faccia capire perché avete occupato quella casa, suo figlio ha occupato quella casa. Mi dica perché, comunque non si può occupare una casa, questo lo dobbiamo dire. Non si può, ma mio figlio non lavorando, avendo un bambino con una moglie, io già ho 2 figli in casa e quindi non potevo accudirlo. L'abitazione era sfitta e abbiamo preso in possesso di questa casa. Fatto tante di denunce? Certo. Allora, qui c'è Nunzia Di Girolamo che vuole dirle qualcosa. Nunzia. Sì, no, io le voglio dire, signora, che capisco il bisogno e c'è una colpa assurda da parte dello Stato che è assente nei quartieri di disagio, nei bisogni, nelle periferie. Lei, come sua figlia, ha diritto ad avere una casa. Però io ho diritto a tutelare la mia proprietà privata. Cioè, l'assegnazione di quell'immobile la deve fare il Comune. Non esiste che qualcuno tratta e noi siamo sempre quelli che ci accontentiamo. Un diritto è un diritto, non è un favore. Non è passare per 3.000 euro sotto banco. Cioè, è meglio andare al Comune e protestare, chiedere aiuto a chi può dare aiuto per uscire da una situazione di disagio. Però se noi cominciamo e continuiamo a fare la guerra fra poveri, fra persone che hanno difficoltà, fra persone che hanno bisogni, noi diventiamo come l'Africa e questo non va bene, lo dico da campana, che ha molto orgoglio della sua... Ma purtroppo anche noi abbiamo il disagio. Cosa? Ma se noi alla signora Luisa offrivamo i 3.000 euro, non si parlava più. Non funziona così però. Allora, non scattavano le denunce? Ecco, signora, le voglio dire una cosa, che cosa diciamo alla signora Luisa, che forse ci sta ascoltando? Che cosa vuole dire la signora Luisa lei che suo figlio comunque è in quella casa che è assegnata a un'altra persona? Io non dico niente, dico può andare avanti.
Anzi, la polizia l'ha cacciata, nemmeno noi. E poi perché ha detto che abbiamo fatto minacce? Mai minacciato nessuno, abbiamo le conversazioni di Messenger, abbiamo le persone che l'hanno contattata, perché noi non abbiamo mai contattato nessuno, quindi è inutile dire tante cretinate. Allora signora, noi adesso sentiamo la signora Luisa, però il dato è quello che diceva Nunzia De Girolamo, diciamo che le regole sono che quella casa è stata assegnata a un'altra persona e che la sua famiglia la sta occupando senza averne titolo. Naturalmente siamo vicini a lei, al suo figlio, alle difficoltà che avete, però questo è un dato che non possiamo... Ma c'è un contratto di fitto, ecco. Ecco. I bollettini, come l'aveva la signora Luisa intestati, oggi sono intestati a Costaiola Francesca. Lei sta pagando i bollettini comunali? Sì, sì. E la signora Luisa ha detto la stessa cosa però, che anche lei sta pagando, com'è possibile? Non lo so. I bollettini però. I bollettini stanno... Voi li avete questi bollettini? Sì. Allora Marco, facciamo così... Sono intestati a mio figlio, ecco. A mia nuora. Verifichiamo tutto Marco e torniamo dalla signora, naturalmente. Però rimane il dato che abbiamo fornito in anticipo. Abbiamo raccolto la denuncia della signora Luisa, questa è la risposta di chi sta occupando l'appartamento. Vi abbiamo raccontato i